Confindustria e con i lavoratori dell'indotto e dell'Ilva per condividere la preoccupazione per il futuro della propria comunità. Noi siamo qui perché non abbiamo chiarezza, non vediamo, abbiamo visto un bando di cessione abbastanza frettoloso sul quale ci interroghiamo con 1000 interrogativi circa agli esiti. E quindi, siccome non possiamo che condividere un po' di preoccupazione per la nostra città, per la nostra comunità, non possiamo non essere qui con loro. Tecnicamente sulle ipotesi adesso uscite, chiaramente oggi sapremo qualcosa in più, però sono uscite alcune ipotesi, volevamo un suo commento dalla Cassa Depositi e Prestiti ad alcuni nomi che sono emersi. Bene, noi auspichiamo che una ipotetica accordata si formi e che si formi intorno a un acciaiere magari italiano. Ovviamente se questo non dovesse accadere non disdegniamo neanche un'accordata con un investitore straniero. Ci piacerebbe e ci piacerà far parte di quegli stakeholder che saranno messi in discussione con chi dovrà presentare un piano industriale, un piano ambientale che sia credibile per la città, per la fabbrica e per tutti quanti. Noi ci saremo, faremo la nostra parte, cercheremo anche di convertire in equity il nostro credito per essere testimoni della volontà di mandare avanti questo processo di ambientalizzazione e di rilancio di questa fabbrica che ancora oggi rappresenta per la nostra comunità un asset importante del nostro.